Allora, le due parole di grammatica che ci vogliono. Questa vuole essere una serata, no? Il primo di una serie di incontri da fare con dei testimoni diretti di fatti di cui sentiamo parlare. Questa sera Marco ci presenta lo studio che ha fatto sul castello di Canossa, Canossa che conosciamo tutti, no? Però lui ha fatto il suo studio di tesi, per cui questa sera ci presenterà il castello di Canossa sotto l'ottica dell'architetto, perché quando si approccia ad un monumento, no? Studia ovviamente la storia, i personaggi, il contesto e anche l'intervento tecnico. Si fa questo formalmente con Barco nel cuore, che è un gruppo che è stato creato come frutto di Reggio Emilia Reculiano, cioè per l'associazione di Reggio, fondata da Stefano Ferrari, una persona di Sanrivo che lavora qui a Barco, che va in giro a pulire le strade, le piazze, cioè a raccogliere i rifiuti che ci sono in giro per rendere più bello il posto dove che viviamo. Quindi anche noi abbiamo dato origine a questa associazione chiamandola Barco nel cuore, che poi associazione non è perché è un gruppo del tutto informale, tra l'altro qui c'è anche qualche volantino, e ogni giovedì ci troviamo e andiamo in giro a raccogliere la rossa. Poi abbiamo detto che facciamo anche qualcos'altro, no? Tipo questi incontri, perché non di approfondimento. Li facciamo in collaborazione con Circolo Arci, ecco, che ci ha messo a disposizione questa sala, perché ovvio che un minimo di risorse occorrono sempre. Non avendole abbiamo chiesto questa collaborazione, quindi Arci mette a disposizione questa sala, e poi c'è anche la collaborazione del Circolo Anspi, il risorto Circolo Anspi dopo il Covid, in modo tale, ecco, da dire facciamo qualcosa per il paese, per aggregare le persone. Questo vuole essere il primo incontro, il secondo, come avrete già visto dal programma, sarà mercoledì prossimo con Marco Violi, che è giornalista della Gazzetta di Parma, e poi speriamo che l'anno prossimo ne seguirò, casomai sentiremo anche la Gazzetta. Anche voi però sentitevi coinvolti, in modo tale da cercare di un momento che ci unisce, quindi adesso lascio la parola al nostro architetto che ci parla di Canossa. Buonasera a tutti, mi chiamo Marco Dellani e questo lavoro che mi presento è stata la mia tesi di laurea di qualche anno fa. E faccio una piccola premessa se posso. Allora, la premessa è questa: di solito quando si parla di Canossa si è sempre parlato di famiglia, dei personaggi che hanno interessato le vicende storiche a livello della famiglia. Non si è mai parlato del castello in sé, ci sono poche informazioni riguardo al castello, adesso vedremo il motivo. E questo fatto ha portato a un vuoto di informazioni in suo merito che, come conseguenza, hanno portato degli interventi sul monumento che, come vedremo, non saranno propriamente idonei alle caratteristiche del castello, di quello che rimane del castello, delle rovine del castello. E questa ricerca, questo studio è stato fatto in collaborazione con l'Università di Bologna, con la Soprintendenza, che ci hanno dato accesso ai loro archivi per ricercare tutto il materiale storico, tutte le informazioni possibili che si possono avere su questo castello che hanno conservato. Il problema di fondo di questo. Di voce. Il problema di fondo di questo. Della storia di Matilde, della storia del castello e della rupe in sé, appunto, è che. L'estensione del territorio matildico è molto ampia, molto vasta, va da Lucca, dalla Toscana, arrivare a Brescia, arrivare a Verona. Questa zona è stata tutta in controllo diretto o indiretto dalla famiglia Canossa o da dei suoi sottoposti. E quello che mi ha interessato di più è stato capire come mai Canossa fosse ancora un tema attuale al giorno d'oggi. Vi spiego, ogni tanto si sente qualche politico, si sente qualche persona che fa una citazione, che dice non andremo mai a Canossa. In che senso non andremo mai a Canossa? È un modo di dire, un modo di dire che per dire non andremo mai a chiedere scusa, non andremo mai a inginocchiarci di fronte a questa
a un certo fatto, a una certa questione. Questo è frutto di quella, dell'evento che ha caratterizzato nel 1077, dove Enrico IV, la leggenda vuole che è stato seduto inginocchiato e per 3 giorni davanti al muro del castello prima di essere accolto dal Papa. E non è solo questo fatto che ha portato ad oggi Canossa a essere così famosa. Ci sono altre persone, come ad esempio Ludovico Ariosto, Michelangelo Buonarroti, Giosuè Carducci e Giovanni Pascoli. Tutte queste persone, Dante Alighieri, scusate, hanno avuto tutte a che fare, a più livelli, si sono relazionati in un qualche modo con Canossa. Ludovico Ariosto è stato il capitano della Ruppe di Canossa e fino alla sua morte nel 1533. Michelangelo Buonarroti, nella sua biografia scritta dal Convivi, per darsi un tono di fronte alle commesse papali che gli stavano arrivando, dichiarerà di essere un discendente della famiglia Canossa. Matilde in sé ha avuto grandi rapporti con il Papa e per diretta discendenza consanguinea è stata imparentata con l'imperatore Enrico IV. Allora, per capire meglio il contesto di cui Canossa è diventato così cruciale, dobbiamo innanzitutto capire le sue origini. Allora, quello che vediamo oggigiorno non si può definire il castello di Canossa, il castello originario della famiglia matilica. Questo perché il modus operandi della famiglia Canossa è sempre stato quello di acquisire terreni di poco valore, scambiarli con terreni più strategici, acquisire grandi terreni, grandi quantità di terreni di poco valore e scambiarle con delle proprietà chiamate in latino furtis cum castro, sono delle, diciamo, delle, come possiamo definire, sono delle mini fortezze, delle mini abitazioni signorili protette di derivazione, diciamo, romana. Questo cosa ha portato? All'interno di ogni singola furtis cum castro veniva inserito una persona di origine longobarda. A questa persona di origine longobarda veniva fatto fare un salto di classe talmente grande che i benefici che gli portava questo salto di classe lo portavano ad avere una fedeltà nei confronti della famiglia Canossa inscindibili. Quindi in questo modo ottenevano fedeltà per generazioni alla propria famiglia. Questo ha portato ad espandere il territorio, a espandere i propri possedimenti per tutto il centro, passato il termine, centro-nord Italia. E questo però ha anche prodotto, diciamo, ha causato un problema. Il problema è stato che la documentazione prodotta, le informazioni che si hanno sulla famiglia Canossa, che si hanno in questo caso particolare sul castello, sono sparpagliate in tutto il centro-nord, diciamo, centro-nord Italia. Quindi ci manca un archivio, un catalogo, un quadro di insieme che possa dare un quadro chiaro sulla situazione di certi eventi. E parlando del castello, allora, del castello possiamo dire sostanzialmente che non si sa quando è stato costruito. Siamo sicuri che però sulla Ruppe di Canossa erano presenti ed viene acquistato l'atto d'Alberto intorno a fine del X secolo e dal Vescovo Pietro sopra questa Ruppe vi era già una preesistente fortificazione utilizzata dal Vescovo Pietro per proteggere la popolazione che viveva in Canossa dalle frequenti invasioni barbariche. Atto d'Alberto, quando arriva su questa rupe, la migliora, la fortifica, ci costruisce un monastero e ci costruisce la chiesa di Santa Pollonia. Parlando di chiesa e di monastero, non si sa se effettivamente su questa rupe ci sia la chiesa e ci sia il monastero di Santa Pollonia. E più avanti vedremo precisamente il motivo. In successione ad Atto d'Alberto entreranno Beatrice di Lorena e Matilde. Ogni subentro della famiglia Canossa comporterà una variazione e delle modifiche a questo castello.
Questo si porterà avanti fino al 700 circa, quindi è facile capire, comprendere com'è quello che vediamo probabilmente a frutto di trasformazioni, a frutto di attacchi, assedi, è improbabile che sia effettivamente quello che era il castello di Canossa, quello che era il castello di Canossa al tempo. Qui possiamo vedere un po' di informazioni in merito, possiamo vedere alcune informazioni in merito alla storia del castello. Queste sono le uniche informazioni che sono riuscito a reperire in soprintendenza cronologicamente. Possiamo dire che Enrico IV nel 1115 Matilde muore. Matilde, prima di morire, farà una donazione alla Chiesa, donerà tutti i suoi possedimenti alla Chiesa per non lasciarli in mano all'imperatore. Questo cosa comporterà? Enrico IV cercherà più volte di entrare in possesso della rupe. La rupe, collocata strategicamente sulle vie commerciali, sulle rotte commerciali tra sud e nord Europa, i possedimenti matilici facevano da polmone tra lo stato imperiale e quello del papato. Matilde sostanzialmente ha fatto da grosso filtro e da grosso legame, da grosso punto di incontro tra il papa e l'imperatore per tutta la sua reggenza. Quando nel 1225 il castello viene affidato da Enrico a un ramo secondario della famiglia Canossa, si chiamano da Canossa. Dopodiché a Reggio è un periodo dove abbiamo una accesa guerra, una lotta tra i Guelfi e i Ghibellini. Il castello verrà assediato a frutto del fatto che un membro della famiglia da Canossa saccheggerà diciamo la carovana di Alessandro IV diretto verso Roma. Questo provocherà una ritorsione da Papa Innocenzo IV, il quale assedierà Canossa, la raderà al suolo, salverà solamente il monastero e la chiesa di Sant'Apollonio. Dopodiché possiamo dire che intorno al 1287 rientrerà in possesso Rolandino da Canossa. Anche lì, tutte le volte che subentrerà una nuova persona, un nuovo membro della famiglia Canossa o un membro della famiglia Este, il castello sarà stato attaccato, assediato, distrutto, ricostruito, eventualmente fortificato e migliorate il sistema difensivo. Questo perché cambia la metodologia di fare guerra, cambiano le armi, cambiano i sistemi difensivi. E dopodiché cosa possiamo dire? Facciamo un grande salto, arriva al 1412. Nel 1412 i membri della famiglia Canossa, i diretti discendenti di Rolandino Canossa, attaccheranno la chiesa di Marola, la saccheggeranno e riporteranno tutti gli averi derubati dentro Canossa. Questo comporterà che il Duca di Ferrara attaccherà Canossa, la distruggerà e la raderà completamente al suolo. Nel 1449, quando ce l'abbiamo, abbiamo l'acquisto da parte di un membro della famiglia d'Este, dell'anello d'Este, Marchese di Ferrara, del castello. Il castello verrà restaurato e ricostruito. Dopodiché abbiamo una guerra, 1557, e siamo nel periodo della guerra tra... tra Ottavio Farnese e Duca di Ferrara. Qui possiamo vedere come Ottavio Farnese attaccherà il castello, riuscirà a far breccia all'interno del castello e distruggerà tutto il suo interno. Dopodiché arriviamo al 1598, 1593,
scusate, sono un po' confuso. Ok, arriviamo al 1557. Attacco dell'artiglieria di Ottavio Farnese. Questo era la planimetria al tempo della rupe di Canosso. Quindi possiamo vedere come qua abbiamo, diciamo, il castello. Qua ci abbiamo dei locali accessori al castello. L'attacco dell'artiglieria avverrà da est. Arriverà da est, faranno breccia attraverso questa torre colombaia e prenderanno possesso del castello. Come possiamo vedere, quella zona qua, forse c'è la slide di gruppo. Ok, come possiamo vedere, quello che vediamo oggi del castello è molto simile come andamento e come conformazione a questa planimetria dei primi del 500. Possiamo vedere come il dente è molto simile a questa situazione. Quindi possiamo dire che probabilmente l'impostazione di questo castello che vediamo oggi è quella di questo periodo, del periodo farnese, dell'attacco farnese. Torno indietro solo un secondo. Nel 1570 abbiamo un altro cambio di proprietà all'interno del castello. Abbiamo Bonifazio Ruggeri. Bonifazio Ruggeri e cambierà destinazione l'uso del castello, diventerà più un edificio difensivo, ma diventerà una dimora signorile. Per far ciò, costruirà su quello che oggi è il Museo Navorre Campanini, costruirà la sua dimora signorile in questa zona. Dopo, successivamente, abbiamo un nuovo proprietario nel 1642, è la famiglia Valentini di Modena. La famiglia Valentini di Modena rimarrà in possesso del castello all'incirca fino al 1796. Nel 1796i cittadini, i paesani diciamo, di Canossa decideranno di unirsi alla Repubblica di Reggio sotto Napoleone. Il castello entrerà nei possedimenti di Napoleone. La famiglia Valentini riuscirà a entrare in possesso del castello solamente dopo la restaurazione. Quindi, solamente dopo la restaurazione. In questo periodo, tra il 1796 e il 1825, anno in cui ufficialmente la famiglia Valentini rientra in possesso del castello, il castello è completamente in stato d'abbandono, cade in rovina. E non si hanno più notizie di questo castello fino alla seconda metà dell'Ottocento. Iniziano a entrare nei radar, nelle attenzioni di un'associazione che è il CAI. Il CAI è nato qualche anno prima a Torino e uno dei primi CAI insediati è il CAI della Valdenza nel 1875. Il primo ordine del giorno del CAI è quello di effettuare una gita a Canossa, una ricognizione a Canossa, per capire quali fossero le condizioni di questo castello. Tra gli obiettivi del CAI c'è quello di valorizzare il patrimonio culturale e artistico degli Appennini. E nel 1877 vengono mandati due membri del CAI a Canossa, faranno questa famosissima gita a Canossa. La gita ha due funzioni: quella di vedere quello che è rimasto, di capire e comprendere quello che è rimasto del castello e realizzare questa planimetria che vediamo oggi, che vediamo qua, e in modo da pianificare delle campagne di scavo archeologico da effettuarsi negli anni futuri. E come possiamo vedere, quello che individuano Spagni e Ferrari sono questo locale, i resti di questo fabbricato fatto da sei celle, diciamo, i ruderi di quello che si pensa possa essere il castello e un accesso in questa posizione. Questi due elementi qua che vediamo
verranno poi successivamente riconosciuti, diciamo, come delle riserve idriche, perché portare acqua sopra la rupe era piuttosto problematico al tempo. E da queste gita Canossa verrà pubblicata una relazione, verrà pubblicata una piccola relazione. E successivamente verranno effettuate queste campagne di scavo archeologico. Le campagne di scavo saranno condotte da Don Gaetano Chierici, saranno condotte nel 1877, 78 e 79. E cosa sappiamo di queste campagne di scavo? Sappiamo innanzitutto che c'era un problema di proprietà, di riconoscimento della proprietà. E i beni sottratti alla famiglia Valentini nel periodo della restaurazione, e gli sono stati sottratti i terreni intorno al castello e a quanto pare il castello. Sembrerebbe che però con la restaurazione gli fossero stati restituiti solamente i terreni, non il castello, che a questo punto sarebbe rimasto, diciamo, in proprietà allo Stato. Don Gaetano Chierici, diciamo, come rappresentante dello Stato, e invece il Cavalier Prampolini come rappresentante della famiglia Valentini, erano il punto d'incontro per cercare di districare la questione proprietà. Da un lato c'era lo Stato che sosteneva che il castello e la rupe fossero di sua proprietà in quanto mai restituiti, dall'altra c'era il Cavalier Prampolini che sosteneva che con la restaurazione gli erano stati sottratti e poi restituiti il castello e tutte le proprietà circostanti. Per effettuare le campagne di scavo, Chierici è riuscito ad ottenere il permesso dalla famiglia Prampolini di effettuare questi scavi e il permesso dallo Stato per poterli eseguire. Per effettuare questi scavi, Chierici lasciava e spendeva di tasca propria il proprio patrimonio, che veniva poi successivamente rimborsato e rendicontato da parte del Ministero del Ministero De Santis. Come possiamo vedere, la differenza tra quanto rinvenuto da Spagna prima degli scavi archeologici e dopo le tre campagne di scavo effettuate da Chierici, la differenza è piuttosto sostanziale. Cosa significa? Che quando Spagni e Ferrari sono arrivati sul castello di Canossa, tutto quello che hanno visto era ricoperto da macerie del castello o degli elementi archeologici stessi del castello. Le campagne di scavo di Chierici quindi hanno portato alla luce innanzitutto la conformazione dell'area antistante questo fabbricato, che potremmo definire come un piccolo giardino. È emersa la torre colombaia attaccata dai Farnese nel 500, i resti della torre, e dopodiché sono emersi tutti questi locali accessori al castello. E la cosa più importante, è emersa questa scalinata, che è quella che, diciamo, da est, da sopra il castello, condurrà quello che era, possiamo dire, il borgo del castello, dove possiamo vedere questi locali alla base della rupe. E la questione sulla proprietà si risolverà solamente alla fine delle campagne di scavo. Si riuscirà, non ci sono molti documenti in merito, ma da quello che si riesce a intuire è che effettivamente alla famiglia Valentini era stato restituito solamente le aree circostanti il castello e non il castello, in quanto il ministro De Santis ha pagato soltanto 250 lire per acquistare una casa alla base del castello, che oggi è quella che è la biglietteria. Il castello, qualche anno dopo, verrà dichiarato monumento nazionale nel 1881 insieme alla cattedrale di Reggio. Chierici sarà uno dei rappresentanti della commissione e presenterà appunto le ragioni per cui Canossa merita di essere patrimonio nazionale. Successive campagne di scavo sono state quelle effettuate da Navarra Campanini. Lui approfondirà ulteriormente la questione degli scavi
avanzando numerose ipotesi, tra le quali l'accesso al castello. L'accesso al castello in periodo, nel periodo del XVI secolo, sarà da questo lato. A lui sarà dedicato il Museo Navorra Campanini, che attualmente si trova sui resti di quello che probabilmente era la dimora signorile di Ruggero. Al termine degli scavi di Chierici e al termine degli scavi di Campanini, il castello si trova circa in queste condizioni. Questa era circa la situazione di cui vediamo, in cui era il castello. Possiamo vedere come la rupe in sé, che è completamente spoglia. Possiamo vedere come il fronte nord sia tutto bucherellato. Aspettate, provo a farvi una cosa. Sì, faccio così. E li faccio così. Spero già meglio. Possiamo vedere come questo è il castello che vediamo come era a inizio del Novecento. Questo. Ok, così. Questo qua è il fronte est. Scusate, questo qua è il fronte ovest. Prima del Novecento, oggi. Questo è il fronte nord, prima del Novecento, oggi. Parlare del castello in sé. Da questo punto in avanti, e tutte le informazioni che sono reperibili sul castello sono reperibili in soprintendenza. E questo perché inizieranno a realizzarsi i lavori sul castello. Quindi la soprintendenza raccoglierà tutta questa documentazione. E parlare del castello, solamente del castello, è un po' riduttivo, è un sistema più complesso. Non esiste il castello se non esiste la rupe, non esiste la rupe se non abbiamo il contesto ambientale circostante, i calanchi. Questo perché? Possiamo datare l'origine della rupe con quella degli Appennini. La rupe è alta circa dal piazzale del parcheggio. E provo a andare indietro un secondo. Da questo piazzale qua al piazzale del Museo Navorra Campanini ci sono circa 50 metri di dislivello. La conformazione della rupe è di origine sedimentaria e calcarea. Ha una stratificazione complessa. Possiamo dire che a circa 15 metri di profondità, dalle ultime indagini, sono emersi che ha una fascia liquida, limosa, di circa un metro. Questo cosa comporta? Da cosa è causato? Erosioni e soprattutto dal moto geologico della rupe. La tendenza geologica della placca su cui era rupe è quella di avere questa direzione, questo direzionamento. Questa zona è quella con più crolli, più fessurazioni di tutta la rupe. Queste fessurazioni sono dovute appunto al fatto che geologicamente la tendenza del movimento della rupe è quella di traslare in questa direzione. Il fatto che dentro la rupe ci siano strati di diversa consistenza crea dei cedimenti differenziali. Questi cedimenti differenziali creano delle fessurazioni. In queste fessurazioni entra acqua. L'acqua cerca, attraverso un fenomeno di percolazione, fuoriesce da altre fessure. Quando incontra uno strato meno permeabile cerca di fuoriuscire. Questo comporta che si verifichino numerosi crolli, fattore accentuato dagli alberi. Questi alberi danno una vista molto bella, suggestiva, ma non sono alberi nati
autonomamente, sono stati piantati nel 1967 dal Corpo Forestale dello Stato. A seguito di pressioni politiche, le campagne di rimboschimento, si decise di piantare questi alberi su Canossa. Le radici degli alberi, penetrando all'interno delle rocce, contribuiscono ad aumentare le fessurazioni. Adesso attualmente è, diciamo, un bosco completamente autosufficiente, si autosostenta. Gli alberi sono di grosse dimensioni, i forti venti, le raffiche che tirano a queste quote fanno sì che la chioma dell'albero funga da leva alla base e vada a forzare ulteriormente le fessure che ci sono al suo interno, facendo entrare acqua, facendo aumentare le percolazioni, facendo aumentare le erosioni. La situazione della rupe è piuttosto, da quello che ho potuto capire, è piuttosto delicata. Sono stati effettuati numerosissimi interventi sulla rupe di consolidamento, probabilmente ne saranno previsti degli altri, però diciamo che parlare del castello senza di parlare di questa rupe è una questione un po' delicata, perché se abbiamo il castello ma ci crolla la rupe sotto, abbiamo un secondo tipo di problema. E allora, ritorniamo qua. Questo qua è il castello dei primi del Novecento. Ai primi del Novecento si deve decidere come intervenire su questo castello. Le prime indicazioni direttive date in partita a Chierici era pulizia, messa in sicurezza, creare un accesso per i visitatori. Chierici farà tutto questo. Chierici farà tutto questo, ricostruirà questo percorso, lo pavimenterà e porterà, diciamo, il castello e la rupe a questa situazione. L'approccio dopo ci sarà da intervenire su il castello. Come possiamo vedere, il castello abbiamo dei crolli, dei cedimenti, dei giunti di malta assenti, dei pezzi pericolanti, questo qua che oggi purtroppo non c'è più. Abbiamo una situazione un po' particolare. E questo è un periodo storico un po' particolare, in quanto il castello possiamo definire una rovina. A questo punto è completamente allo stato di rovina. Cos'è che caratterizza una rovina? Allora, una rovina è fatta da quello che vediamo, la forma, la materia e quello che non vediamo. L'assenza di materia è importante, l'assenza di forma, la parte che manca di questo castello, è tanto importante quanto la parte che abbiamo. Seconda cosa importantissima è l'ambiente circostante. In questo periodo abbiamo diciamo, si stanno formando tre teorie prevalenti in Europa su come intervenire sui manufatti, su come restaurare questi manufatti. La prima teoria che abbiamo a disposizione, che viene formulata, viene ideata, è quella di Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, scusate la pronuncia, ma... E sostanzialmente lui cosa sosteneva, in parole povere? E lui sosteneva che un edificio può essere ricondotto a uno stato originario, scusate, ve lo cito perché voglio essere preciso su questa cosa. Restaurare un edificio non è un mantenerlo, non è un ripararlo o rifarlo, ma è ricondurlo a uno strato di compiutezza che potrebbe non essere mai esistito in un dato tempo. Questa teoria cosa sosteneva? Questo castello è formato da numerosi eventi, come abbiamo visto, numerose modifiche, numerosi proprietari che hanno fatto queste modifiche. Questa teoria sosteneva che è individuata uno stile, un'epoca, tutto quello che era superfluo veniva rimosso o tutto quello che era assente sarebbe stato ricostruito secondo una teoria, un'idea di come potesse essere ricostruito. Cioè, se Canossa avesse avuto una guglia, ok, che non ha mai avuto, come sarebbe stata costruita questa guglia? Bene, allora questa teoria diceva, ok, ricompletiamo questo castello come sarebbe potuto essere senza rispettare quello che c'è già. Qua abbiamo un problema di rispetto del monumento su quello che andiamo a realizzare.
si fonde il nuovo col vecchio senza distinguere lo storico dal nuovo. Una seconda teoria un po' più complessa, un po' più semplice, è quella di un po' più negativista. È una rovina e la natura ha vinto sull'uomo, facciamola, il tempo la eroderà, la distruggerà comunque. Interveniamo il minimo in modo che i posteri, i futuri, la gente, le persone future possano godersela per il maggior tempo possibile. Minimo intervento e senza andare a intaccare troppo l'edificio. La terza teoria invece è un po' più semplice, è una via di mezzo. È quella lì, e interveniamo il minimo possibile sul castello, cerchiamo di consolidare le parti che sono a rischio di crollo, le parti che rischiano di perdersi, senza andare troppo a intaccare quello che è l'aspetto del castello attualmente. E non verrà fatto niente di tutto ciò, perché i primi interventi che si registrano sul castello sono del secondo dopoguerra. E sono stati influenzati abbondantemente dalla mancanza di informazione. C'è stata poca ricerca su Canossa prima di effettuare questi interventi. Sono stati fatti più di 20 interventi a Canossa dal 1957 al 2010. Questo è il castello come lo vediamo oggi. Come possiamo vedere, appunto, abbiamo già parlato degli alberi, abbiamo visto come siano state ricostruite la maggior parte. Il prospetto nord è stato completamente ricostruito. Questo prospetto, come abbiamo visto prima, era tutto distrutto, è stato ricostruito. Non si sa come, non si sa se questo fosse effettivamente l'aspetto di questo fronte. Questi sono un po' di dati effettuati sul castello, di lavori effettuati sul castello. Sono stati inseriti 94 tiranti, i tiranti di ferro. Sono stati inseriti 2254 cuciture armate, quindi sono fuori getti in cemento sulla materia originale del castello. Per farvi un po' intendere quello che è avvenuto sul castello è questo. Questi sono cuciture armate, sono tutti fuori, barra di ferro, iniezione di cemento. Questi punti blu. Questi gialli sono i tiranti, servono per tenere uniti i due fronti. Tutti questi interventi sono stati effettuati e non sono visibili, non sono reversibili, e hanno trasformato, diciamo, l'aspetto del castello, alterando le forme, alterando tutto quello che era il castello all'inizio del Novecento. Come possiamo vedere, ha perso, in linea di massima abbiamo la geometria, ma abbiamo perso completamente la materia originale, la materia storica del castello, a frutto di interventi, a frutto di ricostruzioni, a frutto di sostituzioni di materiale di rivestimento. E tutto questo è stato appunto frutto di poca ricerca, poca attenzione. Molti degli interventi effettuati sono stati effettuati due volte sullo stesso punto. Questo perché i materiali, le tecniche scelte e utilizzate per fare questi interventi non si sono rivelate idonee per la tipologia di ambiente in cui era. Quindi le iniezioni di malta, di cemento e di ferro che hanno fatto ha comportato all'esplosione, al gonfiamento delle murature. Quindi si sono andate a distruggere tutte le murature originali, che hanno sostituito con dell'altra materia, con dell'altro rivestimento. E la mia ricerca appunto mi ha portato poi a capire che tutto quello che si è fatto sul castello e sulla rupe ha un'efficacia attualmente sì limitata. Quindi è necessario capire come intervenire, come fare per programmare interventi, per
programmare, monitorare il castello e la rupe stessa in modo che possano essere tramandati al futuro, alle prossime generazioni. E questo, diciamo, è una speranza che ho. Spero che stasera, mi sono spiegato un po' male sicuramente, e spero che sia una questione, sia qualcosa che possa catturare un attimo la vostra attenzione, sensibilizzarvi un attimo, perché non tutti gli interventi che vengono fatti su questi edifici storici non sempre sono fatti con l'attenzione che si meritano, che si meriterebbero, con l'attenzione dovuta. E niente, spero di avervi incuriosito. No, incuriosito molti, sono infatti spiegato male, incuriosito molti. Ho detto, pensavo, ecco, quanto complesso è restaurare o mettere le mani su qualcosa di storico, antico, no? Perché casomai si interviene con la tecnica di oggi, mentre invece occorrerebbe proprio fare alla base questo studio di approfondimento, no? Sì, l'obiettivo era quello di creare con questo studio, era appunto creare una base, un punto di partenza, eventualmente per i prossimi tecnici che interverranno su questo momento, che abbiano una base per capire cosa è stato fatto, cosa è stato sbagliato, come si può migliorare. È chiaro che è un sistema complesso, la rupe e il castello, il museo, comporta il fatto che non è un lavoro per una persona, ci vogliono più discipline, più persone con più specializzazioni che possano vedere globalmente la questione rupe e la questione castello e la questione museo. Una persona sola non può avere la competenza, non può avere la conoscenza per affrontare tutta questa situazione. E forse questo è stato un po' il problema che ha avuto fino adesso Fianossa. Ho un problema sul castello, risolvo questo problema sul castello, però se mi sta franando sotto un pezzo di rupe, ok, io ho messo a posto il castello, ma mi sta franando sotto la rupe, il castello è qui, mi crolla la rupe, mi crolla il castello. Cioè, è un sistema che va studiato nella globalità, va analizzato nella globalità del suo contesto. Cade domanda. Oggi va di moda il termine olistico, no? Vedere tutti insieme, tutto si capisce, cioè, vediamo qui c'è la complessità per cui occorre un approccio multidisciplinare, non invece il singolo intervento. Cade domande. Se siete curiosi, sono le parti ancora originali. Accendere. Vediamoci un po' così. Sì, sono distinguibili le parti ancora originali, quelle che hanno ricostruito con il tempo. Allora, faccio questo grafico. Vabbè, non si può, provo a spostarlo dall'altra parte dello schermo. E forse c'è un po' più. E questo grafico qua. Vabbè, te lo dico a voce. Allora, la superficie del castello, pareti, per superficie delle pareti del castello è circa 681 metri quadrati. Sono stati fatti interventi di scucci-cucci, per intenderci. La semplifico, la banalizzo, tolgo mattone, inserisco mattone nuovo, per 700 metri quadrati. Su 681, quindi cosa significa? Su delle superfici... 110%, insomma. Esatto, su delle superfici del castello si è intervenuti più volte. Le superfici su cui si è intervenuti più volte è stato per risolvere il problema di un restauro precedente. Le 2000 cuciture armate, queste qua, barra di ferro, iniezione di cemento, con l'umidità che ha assorbito il castello, le murature del castello sono murature a sacco, e con malta, diciamo, a base di gesso. Cosa succede? Ferro, cemento e malta a base di gesso ha creato, vabbè, tu lo sai meglio di me, è etringite, è un sale iperidratato. Praticamente queste quantità di sale iperidratato hanno un volume, hanno una densità, un volume più grosso rispetto a quello della parte della muratura, e ha portato a creare dei cassonetti nel castello, quindi nelle pareti del castello. Questo ha portato alla rottura
della superficie, del rivestimento, della parete a sacco, e ha portato al fatto di dover intervenire nuovamente sulla stessa parete che si era intervenuti qualche anno prima, perché diciamo esplodeva la parete. E quindi non sarei in grado di, cioè sul castello non credo di essere in grado di dirti che ci siano delle parti originali. Non sono riuscito a trovarle. Mentre tipo gli acquedotti, i pozzi che dicevi, quelli sono ancora... Quelli hanno subito... anche loro sono stati... Anche loro sono stati oggetto di interventi minori, diciamo. E l'unica... Aspetta, si trova... L'unica zona che possiamo definire un po' più... meno oggetto di interventi è questa qua. La zona della torre Columbaria, se intervenuti qua possiamo vedere probabilmente qualcosa ancora, diciamo, di originale, cioè non c'è, cioè il termine originale non è corretto, è qualcosa di non troppo inalterato da interventi fatti negli ultimi 60 anni. Vorrei sapere le varie cisterne che ci sono, e anche a Rossenella, cioè la cisterna, come si alimentavano? Cioè, a Rossenella poi forse l'hanno chiusa sopra, immagino, perché c'è questa apertura davanti che non si sa, o ci buttavano da meno o qualcosa del genere. Cioè come vengono alimentate? Com'è che arriva l'acqua? Quella piovana e basta? Sì. Allora guardi, probabilmente appunto quella piovana, con la neve, giustamente, probabilmente penso che potessero anche portarla, sinceramente non glielo saprei dire, non ho approfondito molto il fatto dell'approvvigionamento d'acqua lì sopra. So che c'erano queste due cisterne. Le modalità e come venissero riempite non le so dire sinceramente. Il muro a scarpa, no? Sì. E delle fortificazioni, è perché non facevano le fondamenta? È un misto, cioè nel senso il muro a scarpa consente, cioè ok, consente appunto di distribuire meglio il peso della parete. Più la parete a terra è larga, più distribuisce meglio il peso, quindi c'è meno probabilità che si abbassi, e quindi ha una funzione certamente di irrigidimento. Poi essendo la parte diciamo più vicina al nemico, che il nemico può attaccare, è anche aumento lo spessore, aumento la resistenza della mia parete. Se io attacco da sopra mi crolla la parte sopra, non mi crolla tutta la parete. Se ho la parete, la parte bassa più debole, rischio di farmi crollare tutto, diciamo, il mio sistema difensivo. Quindi hanno sì una funzione di distribuzione del peso e di fondazione, ma anche difensiva, perché ho molta massa, è meno probabile che tu riesca a penetrarla, a farmi crollare la parete che tengo sopra con questo muro impegnato. Il muro a sacco, no? Cosa facevano? Due pareti, quelli poi ci buttavano dentro il tutto? Sì, cioè era una tecnica per creare, diciamo, sì, immaginiamoci un sandwich dove veniva costruita la prima parete, la seconda parete, all'interno venivano utilizzati, diciamo, dipende dalla tipologia di fabbricato, però venivano utilizzati, diciamo, dei resti, dei residui, cocci, gli scarti di lavorazione della pietra, legati con dei legati. In questo caso qua a Canossa abbiamo una grossa presenza di malta di gesso. Questo consentiva di creare grossi spessori e di tenere unita le due pareti laterali, diciamo. Io vorrei sapere una cosa. Nelle argille scagliose, no? Dove ci sono i massi, le pietre e così via, quelle lì, per le case o per il castello, potevano essere usate o no?
Le pietre lì vengono tutte prese dalla montagna, dalle arenarie della nostra montagna, le pietre del castello, no? Ma si possono usare, ad esempio, sì, appunto, quelle pietre che si trovano nelle argille, è possibile usarle per borature o no? Non lo saprei dire, sinceramente non lo saprei dire. Non saprei. Cioè, ma intende muratura oggi, muratura al tempo? No, al tempo. Ah, cioè, ma anche i bordi, no? È tutta pietra, allora, questa è tutta pietra locale. Cioè anche gli interventi da sola effettuati sono tutti su pietra locale. Quindi ho utilizzato tutta pietra di zona, pietra di vetro. Di vetro? Pietra di vetro. Così come per le facce. Le pavimentazioni inclusive e tutta pietra di vetro o di fine in quelle zone. Scusa, allora effettivamente quando Matilde l'ha incontrato, per quando l'imperatore di Papa, Gregorio VII, il castello non c'era nulla di quello che vediamo adesso, c'era la rupe, insomma. Ma probabilmente, probabilmente l'impostazione. Non sono riuscito a trovare dati, non sono riuscito a trovare informazioni che mi dicano con certezza qua c'è qualcosa di del tempo. Magari non sono riuscito a riconoscerlo io, magari non ho abbastanza esperienza per capirlo, però io non ho sinceramente trovato niente che mi possa far pensare che sicuramente è sui resti, potrebbe essere sui resti di questo castello. Ma con tutti gli interventi, le trasformazioni che ha subito, il castello non si è in grado di distinguere più quello che potrebbe essere una cosa di un tempo o quello che è qualcosa di che è stato rifatto. Cioè tutto le superfici storiche, le superfici su cui si è intervenuti sono talmente fuse, talmente poco distinguibili che è complicato. È complicato distinguere. Che vuol dire che Canossa non è più un monumento, ma è un ricordo storico. No, assolutamente. Attenzione. È un monumento perché è comunque. Cioè è comunque un monumento, è traccia un'informazione di un passato. Io che sia dove sia il castello di Canossa e famiglia Canossa non saprei dirlo. Non sarei in grado di dirlo. Probabilmente colpa mia, però non sono in grado di dare questa informazione. Sono tutte deduzioni che ho fatto, cioè la formula geometria. Io sarei più propenso di dire che il castello è quello seicentesco, come forma. Che poi a terra, l'impostazione di questo castello sia sugli resti matilici, mi verrebbe, non lo so. Cioè, sinceramente non saprei dire. Durante gli scavi che hanno fatto, che hanno trovato nei tempi recenti, non so, hanno trovato la famosa torre mia, per cosa che sia. Le corbaie, sì. E quella lì praticamente rimarrebbe come l'ultimo ritrovo, cioè, però è la più vecchia di quello che si trova nell'insieme, oppure c'è qualcosa di un po' più vecchio che si può dichiarare come tale? Perché se poi quella è questa, una ricostruzione del 16. Questa qua è, aspetta, provo ad affiancarti due immagini. Provo ad affiancarti. Ok, andiamo con questa qua. Provo a zoomare se ci riesco. Allora, 25, questa qua assedia il castello. Io direi che se questo è il castello al tempo dell'assedio Farnese, questa è la torre, è la torre, questa è la nostra torre. Come questa rimane la nostra torre. Quindi io escluderei questa torre, la possiamo definire del 16. Come il castello,
se seguiamo questo andamento qua, sì. Se seguiamo questo andamento qua, mi verrebbe da ipotizzare che è più probabile che i resti che abbiamo oggi del castello siano associabili a questa piuttosto che a qualcosa di più datato. Poi non lo so, magari è stato riportato, dubito, però. Senza. Quindi ciò che vediamo adesso, grosso modo, è del 1500, 600, insomma. Sì, no, mi verrebbe da dire così. Cioè anche la cripta è del 1600 la cripta. Io... Cioè, si dice che sulla cripta si è stato costruito il palazzo, poi infatti se non sbaglio ora si vedono due camini sulla parete. E sì, c'era il palazzo, cioè il castello non esiste più, fanno un palazzo. Esatto. Perché il castello perde al tempo della rioja. Ecco lì. Quello il palazzo è sotto, c'è la cripta. Ok. Sono d'accordissimo, questa è alla base c'è la cripta, c'è una cripta. C'era la cripta? Assolutamente, siamo d'accordo, non si discute. Non so se si ha la cripta di Santa Polonia. Su questo non ne sarei convinto, non ne sono sicuro. Perché cripta e chiesa e monastero sono del 900, d.C. Se guardiamo quante volte è stato assediato, bombardato, distrutto, saccheggiato, io non so, non sarei propenso per dire che è quello fondato da Matilde. Del monastero fondato d'atto ad Alberto, non sarei così convinto, io sarei più propenso a posizionarlo alla base della rupe, dove c'era prima il borgo, per questioni di spazio, di locali necessari, di locali accessori che servono. È crollata la rupe. Esatto. Sì, però allora lo spazio c'era. Si suppone, no? Sì. Perché quei manchi che... Non... complesso, insomma, la storia. No, la storia è molto lunga. A me ha colpito queste guerre, perché erano sempre in guerra, sai? In questa fede. Tutte queste ricostruzioni, questi restauri, sono dovuti a degli assedi, delle guerre, delle conquiste, o anche a eventi naturali, non so, dopo essere un terremoto, un decadimento. Di dove? Perché ci sono stati poi tanti. Di che periodo stiamo parlando? Beh, il periodo delle ricostruzioni, questa linea del tempo. Allora, questa qua io non so se eventi naturali abbiano creato delle armi. Non c'è bisogno così, si troviamo. Non ho trovato purtroppo informazioni. Queste sono tutte causate da guerre, assedi o semplicemente il nuovo possessore del castello, come noi compriamo casa nuova, facciamo bello sui danni che hanno posto. Anche qua sono frutto di questo. Perché sono tanti. Invece questi sono tutti frutto di problematiche statiche del castello e della rupe in sé, che hanno portato a dei danneggiamenti, delle fessurazioni, dei ribaltamenti, dei crolli, che hanno portato a quello che alla propria forma che vediamo oggi. Certo che è interessantissimo la storia di questo castello. Però io da Reggiano ne so poco, stasera ho capito delle cose che non sapevo assolutamente, penso che sia poco valutato anche. È dato per scontato. Livello, ma anche dalla nostra amministrazione, che dovremmo valorizzare un po' di più, credo. Abbiamo un turismo che più che altro estero, neanche nostro. Insomma. Sì, sì, ne sanno di più dall'estero che da noi. Sì, tra l'altro è un flusso annuale. E non mi ricordo, erano sulle migliaia, all'anno di turisti, solo di turisti che vengono fuori dall'Italia, solo che vengono fuori dall'Italia, poi vabbè ci viene
quindi spero scolaresca, e gente che conosce Canossa e quindi viene e la va a visitare. Comunque, ma magari quelli di Ciano non sanno niente. La grossa, cioè secondo me, io non lo so, però secondo me il grosso della frequenza viene dall'estero. Questo è che ha cambiato il nome al comune, l'ha chiamato Canossa, e detto il ma adesso stanno facendo promozione, perché io una domenica mattina c'ho una trasmissione, non so più quale, piuttosto lunga, l'hanno fatta avanti sui castelli del Canossa. E poi, ieri, proprio ieri, nella trasmissione di Mieli, presente e passato, hanno proprio fatto ancora Matilde di Canossa, quindi è stato un po'. Cioè, un tema... ma è da anni che si cerca di promuoverla, no? Da parecchi anni. Beh, comunque sarà sempre in degrado, sempre maggiore, perché se uno avesse solamente parlato con i vecchi bigliettai che c'erano sopra, che adesso sono stati messi in disparte perché. Governo nuovo, vita nuova, quindi automaticamente problematiche inerenti a apertura delle casse e a visita del castello, hanno praticamente meno della metà delle visite precedenti, cioè gli orari di disponibilità per fare delle visite sono cambiati totalmente e pochi personaggi che vengono dall'estero per visitare si trovano davanti. No, mi dispiace, ma oggi è chiuso. Come è chiuso? L'anno scorso abbiamo la dichiarazione che era aperto da ma che è stata cambiata. Cioè, basta parlare un attimino con l'ex bigliettaio che è il suo che abita di fronte al bar del Gentile di sotto, per l'anziano, personaggio, mi sa dire esattamente da là alla fetta, cioè, cosa. Sono poche ore alla settimana che sono disponibili. Proprio persone che vengono dall'estero, anche dai veri e propri autobus che arrivano lì davanti, poi dicono niente. Ma prima era sempre aperto, però non c'era esatto. Nessuno che, sì, che bene, spiegava. Almeno era aperto la possibilità aperto. Di vedere. Veniva qualcuno dall'estero, adesso quei pochi che vengono, e sarà sempre di più grado maggiore. Anche c'è un problema lì, non so come è andata a finire. Tu nei tuoi studi che hai fatto, no? Sei riuscito a, storici dicono questo, ma sei riuscito a farti un'idea del perché Matilde ha scelto proprio di fare il suo castello principale lì? Lei che veniva dalla Toscana, con sposato su con Goffredo su e via, perché ha scelto quel luogo lì per questioni cose, per questioni di geografiche, geografiche e strategiche. Era penso che la rotta, il passo delle radici, la rotta al tempo commerciale del passo delle radici passasse nella zona Canossa, Carpineti e Bianello, e altri meno in quella zona lì, e la maggior parte delle merci transitava su questo passo, attraverso questa via. Le merci che transitavano su Pellegrino in Alpe per venire in giù. Come? Su San Pellegrino in Alpe per venire verso Emilia. Passano le radici. Sì, le radici. Okay. Poi il pericolo veniva da nord. Quindi qua se veniva dagli Ungari, no? Perché comincio con gli Ungari, se si sale, c'è quattro castella, cioè ci sono vari gradoni, Carpineti al terzo gradone. Sì, c'è. Però è troppo lontano Carpineti. Sono tutti. Cioè, hanno. Cioè in Emilia hanno riconducibili a Matilde, ci sono un sacco di castelli. Ci sono tantissimi castelli, tutti in posizioni. 200, vero? Tutte in posizioni strategiche, in allineamenti differenti a seconda del fronte, e rendevano agile e protetto lo spostamento rapido all'interno dei propri possedimenti, appunto per il loro posizionamento. Cioè non c'è un castello posizionato in un punto che per qualche ragione sia casuale, cioè ogni castello è strategico per un particolare tipo di funzione in base alla sua posizione geografica. Sono... Approfittate, ne deve avere un architetto qua, c'è anche
immagino. Tra l'altro pensavo che stessero grazie a loro due, è stata fatta quella edicola in piazza, l'edicola lì in piazza, fatta in piazza piccola, che forma di due mani che si incrociano, cioè lì sono tutti, loro due hanno avuto questa idea perché era, facciamo una maestà, la maestà era il pilastro del gruppo, però si vedeva solo da una parte, e loro appunto hanno detto, questa idea quindi di farlo, e così, volontari sono come no, una nicchia che si era chiusa, sono studiato quindi il luogo e la fruizione. Posso chiederti la tua specializzazione qual è? Che architetto storico è sbagliato? La mia laurea è stata in restauro e consolidamento e riuso. La mia laurea specialistica. E questo è un piccolissimo stralcio di quello che ho analizzato. In realtà dopo c'è un'analisi statica del castello, e in base ai risultati statici che ho trovato sulle pareti del castello ho fatto una proposta progettuale di restauro secondo, e di restauro e consolidamento secondo certi tipi di principi. L'ultima, ma il borgo sotto c'era poi, c'è, cioè stanno scavando anche sotto, no? Al tempo erano appena finite, l'Università di Verona, l'Università di Bologna avevano appena fatto una campagna di scavo e avevano rinvenuto appunto questa scalinata, tracce di questa scalinata e tracce di questi locali. Non so se effettivamente siano questi qua esattamente quelli che hanno rinvenuto loro, però diciamo che hanno rinvenuto qualcosa qua. C'è da dire che se noi prendiamo questa, facciamo la foto un po' decenne, ovvero che è sempre tagliata, sarebbe quella zona del castello qua a terra. La forma, la conformazione di questo percorso, diciamo, non è propriamente da strada. Non so se mi sono spiegato. Cioè, la forma che assume questa strada è particolare. È particolare non per via della rupe, ma per altre questioni. Non so dirle che tipo di questo, qual è la motivazione per cui quella strada lì non tagli in questa posizione qua, che diciamo è il percorso più breve, più rapido. Dove portare al cimitero? C'è la chiesa qui sotto. Però sì, mi vorrebbe dire che in quella zona qua comunque qualcosa ci fosse. Non so di preciso, non saprei dirle, però vorrei dire che la base in questo punto è qualche tipo di insediamento ci fosse, civile, militare, non lo so, però qualcosa c'era, perché si parlava, ci sono delle rappresentazioni di Canossa dove si diceva che avesse tre file di mura a terra, in mezzo, e quella terminale in alto, non lo so, ci sono prove sostanziali che lo possano avere. Beh, approfittandone di Canossa e tutto il resto, nei quattro passi che abbiamo fatto qualche mese fa con un ragazzo di Reggio, lui sta preparando un po' di fotografie della zona di Canossa basso, cioè ha fatto 4.000 passi verso da Reggio Emilia, praticamente Canossa andando su nelle zone verso Modena e poi è tagliato sulla pietra, insomma, tutta la parte bassa dell'Appennino. Ci sono alcune fotografie che magari potrebbero interessare. Sta preparando qualche cosa, prima di Natale dovrebbe aver preparato qualcosa. Poi l'attualità, se funziona qualcosa o là, non così in basso. Bravo!